Ciao e benvenuti nel videoblog di Jolisie. Oggi in questo video tutorial risponderò a due domande ricorrenti su un argomento normalmente ostico a tutti coloro che usano la taglia e cuci. Come si fa a rifinire le curve e come si fa a rifinire gli angoli? Bene, mettiamoci subito al lavoro. Ci troviamo spesso a dover rifinire parti di tessuto che hanno curve esterne, curve interne, quindi ad esempio dei colli di camicia o dei giromanica, ma anche capita di andare a rifinire angoli esterni e soprattutto angoli interni, che sono veramente lo spauracchio di tutte coloro che usano le taglie cuci. Eppure vi assicuro che è più facile di quanto sembra. Come al solito c'è una tecnica per farlo, andiamo subito a vedere qual è. Direi di cominciare dalla curva esterna, probabilmente anche la lavorazione più semplice da realizzare, necessita comunque di un po' di attenzione. Il consiglio che mi sento di darvi come prima cosa è di andare a lavorare proprio sul margine del tessuto usando il coltello come guida e tenendo d'occhio sempre il coltello come vostro punto di riferimento, quindi non guardiamo l'ago ma guardiamo proprio all'inizio della lavorazione, quindi del taglio. Cominciamo a cucire. E andiamo ad usare le mani un po' come se fossero un compasso. Ok, in maniera tale che il tessuto andrà leggermente a ruotare. Osserviamo sempre qui, l'attenzione sempre fissa sul coltello. In semirotazione. Ecco qui. Il problema potrebbe essere un po' più accentuato quando la curva che devo fare è quella interna. Bene, ora cominciamo a far salire un pochino l'asticella della difficoltà. Sicuramente andare a fare un overlock su una curva così all'interno del tessuto è un po' più difficile. Ma c'è un trucchetto, vi faccio vedere qual è. Dobbiamo cercare di trasformare questa curva in una linea retta. Per farlo, con la mano sinistra andrò a creare delle piccole piegoline in questo modo, per dare appunto una parvenza di linea retta alla mia curva. Lascio questa curva qui, queste pieghine qui, scusatemi, ne faccio altre. Di nuovo. Vedete come si raddrizza l'asse che poi va a lambire il coltello? Ecco qui, la curva è perfetta. Come potete notare non ci sono sbavature di catenella, proprio perché ho rimesso in linea la curva. Queste micro pieghine che vedete proprio al limite dell'overlock, una volta stirate non si vedranno più. Ma adesso passiamo agli angoli. Se devo andare a rifinire una tovaglia, sicuramente dovrò marcare bene gli angoli con la mia rifinitura. Non devo mai partire da una delle estremità, ma sempre dalla metà del mio tessuto, per fare in modo poi che l'ultimo degli angoli venga chiuso bene. Quindi partirò da metà tessuto, prendo la catenella, la tiro verso sinistra, sollevo l'ago e inserisco il tessuto. Perfetto. Una volta inserito il tessuto, naturalmente abbasso il piedino e comincio a cucire. Allora, portiamo avanti la nostra rifinitura sino al limite del tessuto. Quando arriviamo qui, magari mi fermo, vado avanti manualmente e faccio attenzione che l'ago arrivi proprio all'estremità del tessuto. Perfetto, così. Adesso prendo le pinzette, prendo il capo, l'estremità del filo dell'ago e lo tiro un pochettino verso di me. Questo consentirà al tessuto di fare gioco quando lo sposterò dietro, in questo modo.
sposto, vedete come torna indietro il filo, faccio ruotare verso sinistra e vado di nuovo ad inserire il tessuto e l'ago lo faccio scendere proprio all'inizio della cucitura. Per essere certa che l'ago sia proprio all'inizio della cucitura, sollevo leggermente il piedino, ecco qui. In questo modo so che i fili dell'overlock che vado a fare ora mi andranno a coprire per bene l'angolo. Andiamo avanti rapidamente così ne vediamo un altro. Quindi arrivo alla fine, mi fermo, proseguo manualmente girando il volantino, ago sull'ultima parte del tessuto, con le pinzette allungo un pochino il filo, sollevo il piedino, ruoto verso sinistra spostandomi indietro, reinserisco il tessuto e controllo che l'ago sia all'inizio, esattamente come prima. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è quella di tirare un pochino il filo, così riparte con la tensione dell'ago ben ferma. Di nuovo fino alla fine. Ok, ci sono. Ecco qui, tiro sempre un po', sollevo, ruoto e rientro. Adesso però diciamo che viene il bello, perché l'angolo interno sicuramente crea sempre qualche problema in più. Ecco qui, ci dovrei essere. Perfetto. Allora, se devo andare a rifinire questa parte di angolo, come per le curve, devo fare in modo che questo angolo diventi una linea retta. Come faccio? Piego il tessuto e lo porto verso la parte posteriore. Ecco qui, adesso lo facciamo per benino. È importante che si vada a formare una sorta di V in questa piega e che qui ci sia un'unica parte dritta. Ok? Vi faccio rivedere com'è. Piego. Qui deve essere ben schiacciato. Io, tra l'altro, con il jeans ho qualche difficoltà in più, ma verrà bene lo stesso. E procedo. Arrivo in fondo, anche qui ho un altro angolo, facciamolo di seguito e poi vedremo il risultato alla fine. Perfetto, ultimo punto, come al solito tiro un pochino avanti, solleviamo il piedino, ruotiamo indietro. Beh, dopo averlo visto 3-4 volte penso che non avrete più difficoltà. Ok, ci siamo. Adesso sarà interessante vedere come andiamo a chiudere il nostro lavoro, perché di solito c'è proprio la difficoltà a fare le chiusure del lavoro con la sovrapposizione delle due cuciture. È una cosa semplicissima, ma anche qui c'è un piccolo trucchetto, quindi adesso lo andiamo proprio a vedere. Sono troppo avanti, mi sposto un pochettino. Ecco, vedete? Se non centriamo bene, poi l'angolo non viene perfetto. Allora, ci troviamo qui. Vi ricordate la catenella che avevo lasciato all'inizio? Avanzo un pochino, mi fermo. Apro lo sportello per andare a disattivare il coltello. Ovviamente poi ogni taglio e cuce avrà il suo modo per la disattivazione del coltello. Con questa Singer 14SH754 si fa così, semplicemente. Chiudo e arrivo fino all'inizio dell'overlock, mi aiuto con la catenella per andare dritta, vado in leggera sovrapposizione così so che non si scucirà, e per uscire senza spostare le cuciture sollevo il piedino. Di nuovo vado ad allentare, a togliere tensione al filo,
vado dietro e come vedete il lavoro sarà libero di uscire e di andare a fare una sovrapposizione pulita senza ulteriori tagli. Guardate l'angolo di prima, perfetto. Guardate. Bene, spero che sia stato tutto chiaro e soprattutto che da oggi angoli e curve non siano più un problema per nessuno. A parte gli scherzi, se dovessero esserci dubbi o perplessità su questo tipo di rifinitura, fatecelo sapere, contattateci, scriveteci, saremo contenti di darvi una mano. Per il momento è tutto, al prossimo video tutorial. Ciao!